professore Pitteri, oggi a Napoli un importante evento, comunicare online, vendere online, quanto è importante? Beh, oggi è diventato un elemento fondamentale perché si è aperto un nuovo spazio di mercato che prima non esisteva, perché la rete è innanzitutto un ambiente e come tutti quanti gli ambienti ovviamente sviluppa anche delle particolarità che consentono alle aziende di poter agire in maniera, in questo caso, innovativa e soprattutto interessante, perché possono raggiungere mercati che prima erano più difficilmente raggiungibili, e quindi la rete non è soltanto uno strumento per vendere, ma è anche uno strumento per internazionalizzarsi, che in un panorama come quello italiano, fatto da piccole o micro imprese, è ovviamente un vantaggio straordinario rispetto al passato. Quali sono i piccoli segreti che ogni azienda dovrebbe adottare? I piccoli segreti che ogni azienda dovrebbe adottare sono molto legati alle varie nicchie di mercato nelle quali operano, ai vari settori ai quali appartengono, eccetera. Un elemento fondamentale è non pensare di poter fare da soli. La rete funziona se c'è unione, se c'è unità, se le imprese imparano a collaborare tra di loro. Se pensano di poter utilizzare la rete in una maniera individualistica e di avere attraverso la rete delle nuove opportunità, sbagliano, spenderanno soltanto dei soldi e alla fine non riusciranno a capire l'opportunità che effettivamente il web offre. Ha senso parlare di rete in una zona dove ancora c'è molto digital divide? Ma in realtà questo è un piccolo mito italiano. In Italia non c'è tutto questo grande digital divide, né tecnologico né culturale. Nel senso che l'enorme diffusione che c'è stata in Italia dei tablet e degli smartphone, decisamente superiori a tutto il resto del mondo, voglio soltanto dire che la media mondiale degli smartphone è il 12% della popolazione, in Italia è il 37%, e i tablet sono altrettanto diffusi, ha consentito una educazione digitale da parte di generazioni che prima non si erano avvicinati a internet, come ad esempio gli anziani, che grazie ai tablet oggi vanno su internet. Quindi in realtà non è tanto il digital divide il problema, il vero problema è la mancanza ancora di una buona parte della popolazione italiana di abitudine ad utilizzare la carta di credito e quindi la moneta elettronica. Ma teniamo conto anche di una cosa, che online non acquistano soltanto gli italiani, ma i prodotti italiani possono essere comprati da altre popolazioni che invece sono più avvezze all'utilizzo della moneta elettronica. In ultimo, quanto sono importanti i social network? I social network possono essere molto importanti, ma sono anche molto delicati, perché debbono essere usati bene, non debbono essere trattati come se fossero dei media pubblicitari o dei meri veicoli pubblicitari, richiedono molta fatica, molta attenzione e molta cura. Se ci sono queste cose, sono importantissime e possono garantire dei risultati elevati, non soltanto in termini di reputazione, come si dice oggi, del brand, del marchio, eccetera, ma anche in termini di vendite. Altrimenti, se vengono utilizzati male, con leggerezza, possono addirittura essere un boomerang.